Allora ragazzi, bentornati con un altro Let's Play di Sons of the Forest. Sono tornato nella caverna della Discordia dove nel precedente video sono morto. E col cazzo che io rinuncio a quelle cose che sono lì dentro, perché ho controllato in rete e mi serve il rampino per ottenere la quella palla di merda. Ed è ciò che otterrò, non me ne frega un cazzo se devo dare fondo a tutto l'inventario. Prima di partire a razzo però ragazzi, volevo farvi presente che mi è arrivato questo commento nella prima parte di Sons of the Forest, dove sostanzialmente mi diceva che, beh, la devo smettere di dire la parola ritardato, la parola mongoloide e quant'altro, perché le dico una certa leggerezza. Ovviamente questa persona rispetto il commento, ma allo stesso tempo non me ne frega un cazzo. Il consiglio che vi do ragazzi, quando vedete i miei video, è di lasciare i vostri sentimentalismi del cazzo fuori da questo canale, perché questo canale non è affiliato a Disney, non è affiliato a Netflix. Io posso dire il cazzo che mi pare, lo posso dire a ripetizione quanto cazzo mi pare. Se vi disturba ragazzi, questo non è il canale fatto apposta per voi, ma io vi do altri consigli, perché sono una brava persona. Vi posso consigliare di andare a vedere i video di me contro te, potete vedervi Pantellas, potete vedervi quei cazzo di canali dove le parolacce non le dicono. Se io non dicessi queste belle parole che mi sono vietate, fra virgolette, potrei tranquillamente andare su Twitch, ma io su Twitch non durerei un giorno, perché c'ho queste parole, mi escono così, capito? Mi escono così. Comunque, un ultimo consiglio, ragazzi, il mio consiglio che vi do, ragazzi, è quello di separare il creator dalla persona, cioè il creator, cioè io che sto facendo questo video, dalla persona che sono in realtà, nella realtà di tutti i giorni, ok? Perché vi posso assicurare che nella realtà di tutti i giorni io sono molto peggio. Non so come questo dovrebbe migliorare la mia posizione, ma non me ne frega un cazzo. Comunque, lo so, è per questo che mi amate. Andiamo qua dentro, porco d'un Giuda, ragazzi. Mi avete consigliato di farmi tante cose. Tante cose, tipo di suicidare. No, vabbè, mi avete consigliato di... Li leggo, li sto leggendo ragazzi i vostri commenti, però è difficile starci dietro se ovviamente sto registrando anche una parte al giorno ragazzi, quindi per quello. Aspetta, facciamo così. Questi mi avete detto che sicuramente servono per costruire una bomba temporizzata, ma la temporizzata non me ne frega un cazzo a me, perché mi fa cagare. Per forza temporizzata, non posso farmelo... Vabbè, le granate non posso farlo. Però anche temporizzata dovrebbe andare bene. C'ho tre granate. Se le uso bene, potrei... O anche temporizzata posso fare. Sì, anche temporizzata posso fare. Non mi interessa. Devo riuscire a farcela, ragazzi. Cioè, è una questione proprio di... Di principio, porco Giuda. Mi dà fastidio non riuscire a fare queste cose. Io sono testardo come non so cosa. Ah, già, vero. Quindi non mollerò facilmente. Non mollerò per niente facilmente. Ora, tornando a noi. Tanto adesso sono i pipistrelli che mi fanno cagare in mano. Minchia, sono sempre questi cazzi di pipistrelli. Allora, qui è fatta piazza pulita. Questa non ve l'ho fatto vedere l'altra volta. Ma non c'è nessuno qua praticamente. A parte uno stronzo, ce n'è solo uno tecnicamente. Quindi lo assalto e lo spacco in due. Però mi avete detto anche le ossa. Io mi posso fare un'armatura con le ossa. Vedete, qua c'erano di nuovo le stesse identiche cose di prima. Dov'è il coglione? Boh, magari sta dormendo, non lo so. Comunque, posso farmi un'armatura. Infatti, mo provo a vedere cosa riesco a fare. Un'armatura di ossa mi avete consigliato di farmi, lui. I don't know. Vediamo. Dove sono le ossa? Poi, vabbè, fogliame. Mi ci brucio i peli del culo. Ecco, questo. Se io faccio combina... madonna, non è abbastanza. Cosa mi... Armatura d'osso mi potevo fare. Cazzo, vedi? Non ho abbastanza ossa, me ne manca uno, tipo. Sarà un osso qua in zona, no? Meglio di niente, non so quanto protegga, ma almeno... Almeno abbiamo qualcosa, no? Eccolo, eccolo, eccolo! Mi piace, coglione? Ok, vedete, era solo uno. Madonna, qui era pieno quando siamo passati... In precedenza. Queste sono tutte le cosine che mi possono servire. Cartucce per il fucile, che ovviamente non ho. Questa che... Vabbè, lasciamolo stare. Non ho ancora... Ovviamente il video... Ah, shit! Partita subito la testa! Allora, ovviamente...
Ovviamente la terza parte, o la quarta, forse no, la quarta, non è ancora andata online, ok? Quindi se non ho seguito i consigli che mi avete detto nella parte 4, sapete il perché. Però cercherò di dare il massimo. Cercherò di dare il massimo per voi, per voi, per voi. Qua è tutta roba che abbiamo già visto, controllato, spupazzato, spippottato. Se trovo un osso, ce la facciamo con... Ah, fanculo, pipistrelli del cazzo! Oh, vi giuro, ogni volta mi fregano, ma come cazzo è possibile? Porca troia. Eccolo, il bastardo. Allora, io mi sa che mi faccio una di queste temporizzate. Armatura tecnica, vedi, mi manca qualcosa. Ma vaffanculo. Cosa devo mettere? Uno di questi. Poi un orologio. Poi un nastro. Questo? Sì. Monete, 5 monete. Ne ho monete, ne ho raccolto un botto in realtà. Dovrei averle. Dove cazzo le ho? Ah, eccole. Vabbè, ne metterò il giusto tanto. Non sono monete quelle. Che cazzo sono? Sì, sono monete. Ah, uno ne ho messo. Così. Ok. E poi un panetto di C4. Va! Meglio averne in più, ragazzi. Molto meglio averne in più. Sì, vabbè, guarda. Altro che MacGyver, porca troia. Sto. Coglione, esplodi. Ora, ci teniamo questo bel fucile. Sì, questo bel fucile, ma sono pazzo! Non ho nessun fucile. No, aspetta. Prendo la questa. La ricarico. E la uso solo ed esclusivamente magari per quelli lì grossi. Se non riesco a ucciderli assieme agli altri, ok? Per ora utilizzo la bomba temporizzata. E niente, mi faccio strada così. Magari salgo tipo quelli a tiro. Salgo qua sopra. E poi gliela infilo nel buco del culo. Oppure gliela tiro qua. Non lo so. Eccoli. Bravo, richiama i tuoi amici stronzi. E poi arrivano correndo. Qua dovrebbe andare bene. Ciao merda. Dove sono gli amichetti, eh? Ti hanno lasciato solo, coglione. Ma dove cazzo sono? What? Ma così quasi scendo lo ammazzo. Sei solo, che cazzo... Ma ah, giusto, mi avete detto, tieni premuto L. No, non è L, è I. Grazie, quel ragazzo che me l'ha detto nei commenti. Io ti amo. Ti amo, zio. Mi ha detto di tenere premuto... Ma queste cose... Aspetta, vabbè, a parte lasciano. Queste cose vorrei cambiarle, non sono quelle giuste. No, aspetta. Dio mio. Devo... Mi serve questa. Ne vado un cazzo poi. Però ci sta, quello lo devo controllare meglio poi. Vada, ne vedo uno lì. Aspetta. Venite a recuperare il cadavere del vostro amico. Uno è andato. Guardalo, guardalo il minchione là in fondo. E che poi arriva quello lì con la bocca nel petto, cazzo. Quello lì mi ciuccia via. Guardalo, guardalo, guardalo. Vengo in pace! No. Ok. Piano. No, madonna. Oh! Bomba temporizzata. It's time to roll! Esplodi però, porco Giuda. Andati? Ok. E in più ci sono le ossa qua. È morto? Non è morto. Va bene, è un altro. Esplodi, cazzo! Ma lo vedi che è lenta come la merda sta cosa? Oh, ma che è morto, è morto. E beh, che cazzo, raga. Pardon, ragazzi, se dovete rivedere le stesse cose di prima, ma... Aspetta. Anticipo un po'. Dai, esplodi, esplodi, esplodi! Bravo, davanti rimani. Oh, che cazzo mi ha colpito? Ma io ti apro, eh. Ma che sei andato, coglione? Eccolo, eccolo! Vieni qua, scimmia di merda!
Coglione. E un altro è andato. Ora. Ora. Siamo persone furbe noi. Prima ricontrolliamo qui perché altrimenti mi perdo. Vabbè, ste cazzo di cose. Vabbè, non importa. Però è meglio averle. Poi, scusate la lag. Allora. Vabbè, tanto questi ne mangio uno. Recupero l'energia. Poi, questo è il cibo. Mi serve. Poi, qua non sono le ossa da raccogliere. Pensavo ci fosse. Devo cercare le ossa poi. Ve lo giuro, ma la faccio quella cazzo di armatura. È che le ho snobbate le ossa. Cioè, tutte le ossa che trovavo pensavo fosse legna da ardere. Ogni volta che trovo le ossa pensavo, oh, vabbè, tanto l'utilità sarà tipo legna d'emergenza. Invece no. Perché sono un genio. Perché il mio intelletto non mi suggerisce che dopo aver visto tutti quei cazzo di serie TV, di film, crime, mi ero dimenticato che le ossa non bruciano, porco Giuda. La prima regola. La prima regola. Le ossa non bruciano, ecco perché quando ho bruciato un corpo. Aspetta, aspetta, tranquillo. Madonna, ma cos'è sta cagata? Sta cagata mi apre il culo. No, qua non è abbastanza. Ma non l'ho mai vista quella mezza cagata. What? Sì, ma raga, dai. Aspetta, mi sa che prendo la pistola, scusa. Ma che cazzo mi devo rincoglionire? Dammi un altro di questi. Madonna mia, spero di avere abbastanza batterie. Ok, posso fare... C'ho anche tre granate, queste le devo ricordare. Ok. Minchia, mi ha dato queste belle botte. Cos'è questo rumore? Sono io che sto facendo i casini? Dov'è? Oppure che si arrampichi nel soffitto, cazzate così, non vorrei evitare. Dove cazzo è andato? Cioè mi ha scoperchiato il culo e poi mi ha lasciato così? Vabbè. Io lo sento, non so... Eccolo, 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 eccolo. Quanti cazzo sono? Oh, merda. È ricarica, scusa, no? Porca puttana, ma non c'erano l'altra volta? Sì, vabbè. Questa è fantascienza, eh? Io vi faccio inguaglio una granata. Yeah! Maronna. Ok, è andato uno. Oh, ma guardalo! Oh, i bambini! I pargoli! Ma c'è di tutto! Ma scusate, ma ora rimanendo seri, ma come cazzo fai a superare tutta sta merda? Ridammi questo. Almeno i pargoli li possiamo ammazzare con due accettate, non è un problema, però. Vaffanculo, coglione. Ho visto quella merda che si arrampicava, eh. Madonna, che poi magari potevo farlo silenziosamente, che tipo... A me non cazzo, un cazzo in culo. Un cazzo nel culo, guarda questi. Perché si sono... Perché sono diventati così sti cazzo di cose? Me lo spiegate? Aspetta un attimo. The last grenade. Oddio, ti prego, esplodi in tempo. Ale, uno è caduto. Caduto in un imbuto. Aspetta, eh. 5 monetine, ok. Uno di questi, uno di questi. E il C4, to. No, che cazzo manca? L'orologio, to. Una bizzeffa di orologio. Me ne serve un'altra, madonna. Cioè, sono già ridotto così all'inizio. Guardate come cazzo sono... Sono messo male. Aspetta.
Vabbè, non so se andavano bene. Vaffanculo, cosa è che manca qua? Ah, il circuito. So. Due. Esplodono l'anno prossimo, ma non mi interessa. Meglio di niente, preferisco avere esplosivo e essere pronto a qualsiasi evenienza. Fuck. Eccolo la merda. Ma io me ne vado. Cioè, ma perché devo rimanere qua? Tanto non mi caga. Oh merda, i bambini. Cazzo di coglioni. I bambini sono delle merde. State morendo? Ok, aspetta. Ok, vai, vai. Leva sta cosa però. Ok, dobbiamo... Devo tenere... aperti gli occhi in caso lo veda... Ah! Ma dai, mi sono appena curato! Cagata di bambino! Ma potevano abortirti! Dai, ma guarda! Affanculo, aborto di merda! E vabbè, prendi un altro! Minchia, è utile, capito? Che palle, pensavo di averli uccisi tutti! Ok, 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 con calma, con calma. Questa me la bevo. Soldi, wow, si brucia i coglioni. Sì, anche perché i soldi credo servano solo per il falò, mi pare. Madonna mia. Cioè, io quando ero arrivato qui, no? Ero messo in uno stato molto migliore rispetto a prima. Ma come... Ma come cazzo fai a superare queste zone? Senza le dovute... precauzioni. Minchia, mi servono armi, cioè, è inutile. No, qua in questa caverna mi ricordo che c'erano stronzi. Decisamente me lo ricordo. Ah, wow, una corda. Mai una volta che ci sono mica esplosivi, no? No, ma non ce la farò neanche a sto giro, guarda. Vedrete che sarà un buco nell'acqua pure... pure sto let's play, guarda. Io pensavo di trovare gli stessi mostri, invece no. Nuove versioni dei mostri! Che non è abbastanza difficile, capito? Già ora. Oh, Cristo! Guarda, guarda, guarda. Maledetto coglione. Ma se gli taglio le zampe? No, caga. No, caga. Se vado qua in mezzo, secondo me mi acchiappano. Qua no. Bomba temporizzata. E te? Grande! Nel momento in cui è... Minchia. Sei una merda. Sì, ma che cazzo! Cioè, non manco arrivato a colpirlo, ma l'ho già strimpellato. Aspetta. È che se lui può colpirmi... Se io posso colpirlo, può colpire anche lui, ma... Madonna. Ma scusa qua, la fionda. Cosa gli fa la fionda, che ci penso? Lo uccide? Ma non credo. Mi prende per il culo. Ma posso usare una fionda contro un mostro di questo calibro? Ma come cazzo mi sono ridotto. Ma siete vaffanculo. Almeno questi li evito. Se posso. Ma che non è possibile, non ho più munizioni. Guarda, guarda, guarda. Prega. Cazzo preghi, coglione. E muori! No. Oh. Mi devo incastrare in queste zone qua, no? Perché almeno qua non arrivano, più o meno. Oh no, un altro, ma dai! Aspetta, raga. Qua...
Devo andare così, ma frega un cazzo. Ossa, non sono per me. Madonna. Questi erano un cazzo. Aspetta che riposo un secondo qua sopra. Mi stanno seguendo? No. Questi non hanno un corno. Qua mamma. Puttana. La puttana di vostra madre. Mi ho massacrato che l'ho sbagliato. Oh vaffanculo. Vedi qua non arrivano. Minchia. Madonna. Sto stronzo. Ma vi rendete conto? Porca puttana, farmi massacrare da questo schifo. Minchia, qual è la vita che mi ha levato? Guarda. C'è Maria. Maria di Maddalena. Guarda, guarda, non ho più un cazzo. Devo mangiare. Aspetta. Vediamo questo. Spero che così non stia scivolando dalle rocce. Penso no. Ma che cazzo è? Cibo per gatti. Va bene lo stesso. Che cazzo, se l'ha tirato giù come gelatina. Ok. Guarda qua. Ah no, era morto. È caduto e basta. No, ma scusa una cosa, io non ho più proiettili per la pistola, giusto? No, no, perché qua non ce n'è. Pistola stordente che non ho. Madonna mia, madonna mia. Allora, l'altra volta, nell'altro video, mi sono fatto prendere al panico. Sono andato nella prima strada che mi partiva, no? Mi sa che era quella giusta, perché qua era chiuso. Mi sa che era questa la strada che avevo intrapreso, no? Preso dal panico, stavo correndo come un pazzo di merda. Minchia che odio non poter salvare, raga. No, avevo girato qui, perché ho riguardato il video. Avevo girato qui, e qua cosa c'è? Guarda, a me va, sta pure bene se mi porta in un vicolo cieco. Oh, va bene. Missing seal. Vabbè. Amen. Ma baffanculo, pallettoni, raga, pallettoni, pallettoni. Minchia, ma non posso fermare una tenda qua? Cioè, io voglio capire questo, una tenda io qua adesso, ma la posso fare, cazzo? No, vedi? Ma no, qua sì. Oh, posso salvare, quindi. Aspetta, c'è un bastone, mi immagino. Fai vedere? Beh, salvo qui, dai, non ho fatto benissimo, ma neanche così schifo. Per sicurezza però faccio così, salvo. Faccio un nuovo salvataggio. Ok. Non me ne frega un cazzo. Io da qui ne uscirò con l'arpione. Con la Madonnina. Ne esco con tutto quello di cui ho bisogno. Non me ne frega niente. Pure che non li ammazzo, non interessa nulla. Mica c'è un teschio. Vedi qua tipo ossa. Mi servono ossa. Devo farmi l'armatura. Me ne mancano una, due. Non lo so quante ne mancano. Tutta la bavetta con i pargoli, madonna, che palle. E lì c'era un foglio che non avevo preso. Porco. Ok. Questo è un foglio. No, non è un foglio, cazzo dico. Sono razioni, le mangio. Tanto si respawnano, quindi che cazzo mi frega, no? Le ho prese? No, sono volate. Vabbè, vaffanculo. Pure che sono volate via, non mi interessa. Ora, io ero arrivato qui. Tanto c'è uno di quei bestioni di merda che mi romperà le palle. C'ho la bomba temporizzata. Se lo reincastro bene, magari lo riesco a seccare. Mi prendo quel cazzo di fucile di merda. E via. C'è un po' di là. Ecco, i pargoli arrivano. Ce n'è uno. Da te. Coglione. Non so se ce ne stanno altri. Ragazzi, se non l'avete mai visto, vedetevi il film The Descent. The Descent. Scrive tipo The Descent. È una roba molto, molto simile a questa. Ambientata in delle grotte sotterranee, sono dei mostri. Una figata, molto, molto bella come film. Oh madonna, eccolo.
Aspetta poco poco. Madonna. Dai, ma non riesco manco a colpire. Guarda. Ma era questo quello che mi aveva fottuto prima? Nell'altro video? Preso. Ne posso fare un'altra? Un'ultima magari? No, per niente. Fine dei giochi, ragazzi. Fine dei giochi. Solo questa potrò fare. Ancora vivo! Oh, sei morto. Ah, fanculo! Ah! To schifo, mica è sbucato! Mica l'hai sbucato dal nulla, mica! Porca troia! Guarda, guarda, guarda! Dove sei finito, coglione? Aspetta. Questa merda l'avevo preso nell'altro video. Mi aveva detto armatura qualcosa. Ok, ma a vedere. Armatura inquietante. Ma che cazzo vuol dire armatura inquietante? Scusa un attimo. Aspetta. Poi non so neanche dove la mette. Dov'è che l'ha messa? Qua ci sono le ossa. Perché ce n'è solo uno di ossa? Non lo so. Questa è. Indossa? Ma sono un mentecatto. Vabbè, un pezzo me ne dà di armatura. Cioè un pezzettino. Magari mi protegge da un colpo. Però sempre meglio di niente. Progressi però. Aspetta, di qua invece qua c'è nada. Io avevo preso delle ossa prima. Non so perché nell'inventario adesso me ne segna una. Andate perdute chissà dove. Vabbè. Ecco. Ecco, qua eravamo arrivati, cazzo! Ma il pargolo. Stupido idiota. Qua non c'è altro? Ah! Mica... Pensavo non arrivasse fin qui, era bloccato, ok. Non so dove... Oh! Non ho altre bombe temporizzate. La luce è la luce è fiacca. Ricarica sta cazzo di cosa che non vedo una sega. Oh, coglione. Oh merda, oh merda. Un quattro zampe. Andiamo, 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 andiamo. Oh, io l'ho preso, quello che dovevo prendere l'ho preso. Vai a fanculo. Oh Cristo, di un Dio Cristo. Come si esce? Ma col cazzo che io mi metto a ucciderli tutti. Madonna, fammi passare da qua. Tanto quello schifo non ci passa di qui. Oh! La via! La via della salvezza! Dimmi che c'è una luce! È fatta! Sono salvo! Sono salvo! Non ci credo! Tutta la lag del mondo, ma non me ne frega una sega, è fatta! È fatta, vi dico! Ciao il rampino! Finalmente le cose... Ciao, bello! C'è anche il nostro amicone qua! Ciao, carissimo! Andiamo! Madonna! È fatta! È fatta! Ok, ragazzi, sono tornato alla spiaggia. Ho sbagliato decisamente la zona, però, perché non era questa la zona in cui... Volevo arrivare, ma era il pezzo di zona praticamente dove c'è la zattera là in fondo. Che probabilmente potremmo trovare anche roba, però comunque sia. Siamo sopravvissuti, io devo semplicemente capire dove cazzo è quella merda di cosa. E proseguire, semplicemente proseguire. Mi mangio una di queste. Quanto mi dà da mangiare? Vabbè, non tanto, però vabbè, basterà, fanculo. Tanto troviamo altre robe qua in giro, perché qui mi sa che era pieno di cose, in teoria. Granate, minghia. Yes, resina adesiva. Munizioni, minchia, munizioni, veramente. Un escivo totale. Ok, medicinali, mica ne ho bisogno dei medicinali, perché...
Ho dato tutto me stesso dentro quelle caverne. E a momenti non bastava. Porca troia. Ma non ci sono altre cose qua. Un camionato! Non posso uccidere a colpi. L'ho preso! Guarda! Posso farmi le frecce, bella. Posso farmi le frecce adesso. Me l'avete scritto nei commenti che potevo farmi le frecce, però mi servono le piume. Le piume. Però adesso le ho le piume. Quindi sì, posso farmi le frecce. Fammi vedere. Se le metto le piume, dove sono le piume? Dove sono le piume? Dove sono le piume? Eccole. Metto. Ah, mi serve prendere due. E poi faccio questo. No, a cosa serve poi? Allora, questo è strumento di riparazione. Vabbè. Lancia. La lancia, vedi. La lancia mi sa che ci converrebbe farla, ragazzi. Sapete? Perché il coltello tanto è l'inutilizzato. Cos'altro serve per la lancia? Ah, due bastoni, ok. Ma sei un coglione coprofago. Gesù mio. Ecco. Magari li tiene da lontani, no? Cioè, lontani, madonna. Quanto c'ha di danno? Allora, è veloce, però non fa molto danno. Però allo stesso tempo potrebbe tornarmi utile. Questa qui lasciamo stare. Ok. Cioè, così andrebbe bene. Tipo, dove possiamo tenere a distanza. Zac, punto, zac, punto. Così non mi devo avvicinare per forza. Per fargli danni. No, che okay, comunque è rimasto lontanissimo. Sono preoccupato per lui. Ma vabbè, è andata così. Aspettate che salvo. Ora, io avrei bisogno del suo aiuto, ma mi ha lasciato in merda. Che cazzo posso farci? Minchia le ossa, raga. Cioè, io qua ho 4 ossa. Dove cazzo sono andate a finire? Cosa posso fare? Strumento di riparazione, armatura di foglie, mix energetico. Buono il mix energetico. Cioè, è una grossa cazzata quella che sto facendo, perché non ho praticamente nulla. Cioè, ho un paio di proiettili per la pistola e via, però non frega niente. Devo avere quella cazzo di pala, perché ho trovato troppe cose. Ah, e tra l'altro ho scoperto, mi sono spoilerato incautamente, dov'è il fucile a pompa? Avete presente quella merda di zona? In una di queste tre, in una di queste due cose viola, delle info. Vi ricordate che andavamo lì e io non riuscivo a capire perché suonava e c'era semplicemente una bara, no? C'era una bara, faffanculo, c'era una tomba, ok? Ecco, con la pala dobbiamo scavare lì e troviamo il fucile. Cazzo. Oh madonna, mi sa che è la strada giusta in realtà, raga. Credo. Sì, ragazzi, qui. Fortuna che ho controllato, sennò avrei perso tutto. Guarda l'osso, non me lo fa prendere. Questo non me lo fa rompere. Ah! Fanculo! Ma dove cazzo è sbucato? Questo merda, ma non è nelle caverne, non l'ho mai visto fuori. Ah, oh, pezzo di merda! Dammi qualcosa. Oh. Madonna, oggi veramente. Il terrore, il terrore totale. Figlio di una gran puttana. Adesso mi metto anche questa di armatura. Dove cazzo è? Ah, eccola. Indosso. Ok, ne abbiamo due adesso. Madonna, mi ha fatto cagare. Vabbè, ovviamente, ragazzi, non lo faremo stavolta, ma lo faremo la prossima volta. Spaccate di leakers. Cercherò di portarvi due parti al giorno. Se volete due parti al giorno, io mi faccio adesso una bella tenda, così posso salvare in tranquillità. No. Ah! Ok. Spero non arrivino altri di quegli stronzi. Mi faccio un bel salvataggio. Ragazzi, noi ci vediamo con la prossima parte. Mi raccomando, se avete consigli da darmi, datemeli, ma non so se potrò seguirli perché ovviamente. Ma cosa succede se tipo. No, idioma! Idioma! No! No! Volevo alzarla ancora di più.
Così, non che cambi qualcosa, però vabbè. Comunque, se avete consigli da darmi, scrivetemi sotto questo video, ma non so se li seguirò, perché ovviamente avrò già registrato la prossima parte quando ve la vedrete. Quindi pregate per me che vada tutto bene. Alla prossima parte, ragazzi. Ciao a tutti.